No? Per cui vuol dire anche, quindi la barriera della business collaboration, porte aperte, finestre aperte, e questo è molto diverso culturalmente, così la cultura aziendale, pensate, no, il discorso, no, della proprietà intellettuale, no? Qui, no, il firewall tecnologicamente, no? La porta, no? Quindi è tutto per dire che in realtà dinamiche che là fuori nella società, diciamo, non aziendale, sono ormai il modus operandi tradizionale per fare cose meglio, più in fretta e di più. Ecco, se si riuscisse a portarle in azienda con i modelli e gli strumenti di business collaboration, credo che sia il santo graal. Infatti, scusate, noi in una parola di marketing, nel marketing Cisco, questa cosa qui, sapete come la chiamiamo? Noi facciamo un network, no? Attenzione, la chiamiamo la human network. E attenzione, il rischio, come ho detto più volte, confondere lo strumento tecnologico, che è indispensabile, condizione necessaria ma non sufficiente, rispetto alla vera questione di fondo che è la rete di persone, di competenza, di inventiva, di creatività, e quindi anche gli strumenti di social networking stanno entrando in azienda, certo, con delle declinazioni un po' diverse, perché comunque, come dicevo prima, l'azienda è diversa dall'entertainment, ma la logica è, non è che sono dei marziani quelli là e me li porti in azienda e mi fanno il conflitto col sessantenne, che potenziale aurifero rappresentano rispetto a quello che Highlander sono. Gli amministratori delegati perché no, di prima, diceva, questi qui che sanno sfruttare bene gli strumenti, sono degli Highlander, hanno i superpoteri. Perché non so, noi in maniera tradizionale con quante persone riusciamo a intrattenere dei rapporti, diciamo, di amicizia? Boh, centinaio? Di vero o no rapporti, ci sentiamo ogni tanto. Nel social networking i giovani di oggi, migliaia, decine di migliaia, virtualmente è infinita la possibilità di attingere a conoscenze, esperienze, raccomandazioni, consigli che hanno, perché sfruttano la piattaforma mentale dell'interazione umana, accelerata, amplificata dagli strumenti tecnologici. Ma quello è soltanto appunto lo strumento, non è l'obiettivo. Scusate, mi sono un po' dilungato anch'io. Qualche altro intervento, poi insomma, quindi se c'è ancora qualche altra riflessione, lasciato, adesso la tutti a mangiare. L'aspetto che mi interessa maggiormente della tua particolare esperienza è proprio questo tuo viaggiare tra mondi, no? Questo il fatto di portare in altri paesi, leggere aziende, proprio per generare forse le condizioni affinché ci possa essere un'apertura verso la business collaboration, verso la collaboration punto, no? Ma nel tuo viaggiare, nelle tue osservazioni, tu hai visto modelli da cui noi possiamo imparare, perché salvo le multinazionali che hanno una loro evoluzione, c'è tutto il mondo delle piccole e medie imprese, che è la nostra economia italiana e che è quella che dovrebbe far lavorare tutti questi giovani, perché di aziende multinazionali non c'è un numero ristretto, ma la nostra economia si regge su questo. Ci sono vedi modelli da cui possiamo prendere un po' di saggezza, diciamo, un'ispirazione di evoluzione. Sì, i modelli sono tantissimi, cioè, e non solo per forza di cose poi aziendali, per cui questo io prima vi parlavo appunto, cioè la cosa interessante, vi citavo prima la Gaming Bank, no, che adesso aprirà anche qui a Milano, tra l'altro, cioè cosa interessante, io uso detto, beh, a questo punto noi dopo aver lavorato in Bangladesh abbiamo aperto in America, dice, ma come mai in America? Stranissimo, non è pre-crisi, adesso ha avuto clienti pazzeschi. Prima del 2008, lui dice, ci sono 28 milioni di persone che non hanno un conto in banca. Quindi io ho fatto un'analisi di mercato e ho visto che c'era questo. Quindi è interessante, perché io ho visto quando si va in India, quando si va in paesi, diciamo, emergenti, in Brasile, eccetera. È interessantissima una cosa, nella stessa Africa, purtroppo, diciamo, paradossalmente, alcuni modelli emergenti sono ripresi dal modello avanzato. Cioè, perché si capisce che sta arrivando dell'innovazione. Cioè, potremmo fare decine di esempi a questo punto di vista, è interessantissimo. L'Ubuntu, che è un software, no? Adesso stiamo andando in Sudafrica, io cito, apro il libro citando Nelson Mandela, non è un caso, ovviamente. Sapevo che veniva pubblicato nell'Aula dei Mondiali, quindi l'ho fatto in modo di marketing. Allora, cosa ho fatto? L'Ubuntu, secondo noi dichiamo l'Africa, e diciamo che l'Africa sta avendo tutta una serie di grandi trasformazioni al di là di alcune cose fisse, cioè che è ancora presa molto poco. Però detto questo, tutta l'attività di social networking sta cambiando l'economia dei villaggi, per essere chiaro, no? Cioè, sicuramente usano i telefonini che stanno crescendo di
potenziale per comunicarsi, guarda la merce, non pescare più perché vedi gli altri semanali, quindi mandano un messaggio in modo passivo, quindi usando il meno possibile, alla linea, la politica di alcune compagnie di comunicazione ha cambiato e ha facilitato per esempio gli sms gratuiti, cose di tutto questo fa cambiare la comunicazione, l'interconnessione cambia il rapporto con le persone e questo è affascinante. Però dietro questo, quindi torno all'aspetto culturale, la cultura è la cosa più... Ma perché le organizzazioni non cambiano? Perché la cultura è la cosa più difficile da cambiare. Cioè c'è un calcio al gap che c'è sempre stato in passato, quindi ci sono studi inutili che citiamo, che sempre si sono fatti in ambito sociologico, quindi non psicologico, in cui si dice che la realtà è più avanti rispetto alla testa delle persone. E quindi noi gestiamo la fase attuale con la testa precedente. La stiamo gestendo con la testa di Taylor, Taylor è già finito, è già morto, ma noi gestiamo l'organizzazione perché non ce la facciamo, perché la cultura è la cosa più difficile da cambiare, l'ultima cosa che si cambia, cioè è molto duro da cambiare, la tecnologia entra, trasforma, eccetera, ma io la uso come potevo usare all'inizio di Taylor, come la usavamo, come se usassimo una lettera, anche addirittura nelle formulazioni. In IBM c'è un bellissimo articolo su Wikileaks dove l'onore del reso Linux è cambiata la cultura interna perché il linguaggio stesso era meno burocratico, no? Cioè così via. Questo è fondamentale perché parliamo di Ubuntu, che è un software che poi è nato, e questo significa una parola fondamentale, tra l'altro, diciamo Swahili, che significa ci sono perché ci servono. Quindi loro iniziano da questo concetto di collaborazione dalla loro stessa comunità. C'è un esempio di Mandela che dice se una persona arriva in un villaggio non è che diciamo lui deve chiedere da mangiare, ma subito le persone danno da mangiare alle persone, perché è chiaro che lui ha bisogno in quel momento. Quindi è questa grandissima, diciamo, dimensione, chiamiamola rete antropologica, empatica, eccetera. Certo, se io ho un sostrato del genere, molto probabilmente io utilizzerò la tecnologia con questa visione, non so se è chiaro. Quindi utilizzare il telefonino con questa dimensione, chiamiamola solidaristica, perché in qualche modo si inserisce in quel contesto culturale. Quindi il discorso che facevi tu prima, anche la tecnologia entra in questo contesto. Allora, secondo me, noi sicuramente possiamo avere aziende che hanno dei modelli più avanzati, ma io sinceramente non guarderei nemmeno troppo da azienda ad azienda. Inizierei dati tempi a vedere modelli addirittura esterni. Guarderei un villaggio, guarderei un festival, guarderei altri tipi di cose, perché molto probabilmente è molto difficile, perché che aziende stanno sorgendo? Appunto, dicevo prima Sky, ma che azienda è? Ma chi ci sta? Un giapponese. Ah, un giapponese, ci sta entrando. Sei tu che fai. Ma sono io che entrando, addirittura, è pazzesco, ma c'è Silent, questo ha superato la barriera del Silent. No, ma questo è il facoccio. Bellissimo questo modo, sei un video streaming su Shaker Channel, quindi e quindi in sostanza è questo, quello che ti dicevo. Allora noi citiamo una volta, no? Ci vuole un villaggio per educare un bambino, no? Che è una frase dei Swahili che poi ve la ripeto nel Kindle. Ma certo, ci vuole un villaggio per educare un bambino, cioè ci vuole in un momento come questo non ci vuole una persona sola, non ci vogliono solamente i genitori, non ci vuole solamente l'azienda. Ho bisogno di una complessità di stimoli, oppure se ce li ho devo esserne consapevole, è un passaggio dall'insieme al per sé, ma non ci diamo, siamo andati proprio in filosofia.